arrivati in questo amenissimo posto, 9:20, con questo bivacco che è stupendo, praticamente come un rifugio, c'è la cucina, la stufa, la legna, veramente tenuto benissimo, bivacco Rebula, tenuto bene dalla famiglia, e addirittura super lusso, c'è una fontana con l'acqua. Qua stupendo come sempre, tanta legna, stufa, addirittura la cucina col gas, qui c'è proprio il cucinino e qua le stanze bellissime. Poi magari torneremo a dormire. Adesso mi alleggerisco, breve pausa e poi si prosegue. Ho cambiato completamente strada, cioè invece di andare di là, la Lusenei è quella. Io stamattina nella fretta sono andato su di là e ho puntato la becca d'Arbiere o del Merlo. Ho preso quel canale quando ero più o meno in cima, ma una roba assurda, ho capito che avevo sbagliato qualcosa. E dai, ci riprovo domani mattina. Adesso tutto il giorno davanti, ho dato un piatto di pasta. Acqua non mi manca, c'è la fontana e domani tacchiamo su per di là. Stavolta il verso giusto è quello là. Domani dovrebbe essere bello anche domani. Qui ci è arrivato a quest'altro colle, ci ho messo niente. Avevo energia e voglia di correre. Giù di là è tutto incassato, il colle Liurnia è là, esattamente là. Io da là sono sceso, ho fatto tutta la vallata in mezz'oretta. Sono arrivato qua, là c'è la Lusenei, eccola là, bella aguzza da qua. E qua si apre sto scenario, là c'è il Grampa, la Tersiva, quella è la Cima Bianca. Qui valloni e pietraie dove non esiste nulla, proprio nulla. Là ci deve essere là dietro il bivacco Zan, quella è la finestra Zan, Nerida Medishalland. E questa è la punta Zan. E quello deve essere il dom de Zan. Allora il lago, il bivacco, devo arrivare fin là, devo fare tutti quei pianori, tutte quelle placconate e poi là dietro tutta la valle. Adesso vado giù di là. Sfasciumi. Là, ecco, salta fuori il Gran Combeno, almeno qualcosa di. Al colle Liurnia, poi ho tagliato tutto sotto là, in quell'intaglio, ho girato dietro e ho raggiunto quella cima là. Ulla. Ancora col buio, ma tra poco farà chiaro. Alla fine sono arrivati 3 francesi, gentilissimi. Mi hanno offerto un piatto di pasta, un po' di formaggio, insomma. Allora mi sono offerto di lavare i piatti e le pentole, poi per sdebitarmi. Adesso ho lasciato un messaggio di saluti, un bon courage, come dicono loro. E dai, ci incamminiamo. Vediamo un po' di incoccare la via giusta stavolta. Adesso sì. Non è ancora sotto il sole, ma si comincia a vedere. Adesso ci capisco di più, dovrò fare quel traverso, attaccare sulla cresta e attaccare su per la cresta su per di là. Invece il colle di Lusenei, se si vuole fare il ghiacciaio, è di là. Bene, proviamo. Qua il video. Là si va al colle del Lusenei, non c'è più la colonna ghiacciata, sarà un po' più difficile arrivarci. Quella è la via di ghiaccio che va dietro, che avevo già percorso anni e anni fa. Adesso invece si rimonta tutto lì, si becca quella cresta e si sale in cresta. Vediamo. Ecco qua, l'ha raggiunta la cresta in 1 ora e mezza dal bivacco, con calma. Il primo pezzo al buio, fatto molto con calma. Si rimonta tutta questa pietraia ripida, poi il vallone là, tutta la pietraia, e il bivacco è giù di là. Bene, il sole è sorto adesso, là incombe il Monte Rosa e il Cervino, ma noi adesso tentiamo con calma di andare su di qua. La selvaggia, paritoni, torrioni. Si arrampica su così. Di qua tutte pietraie, tutti strapiombi. Là si è del Grano Menon che sbuca. La becca d'Arbiere. Qua tutta la cresta già fatta. Il Zan, bello aguzzo. Monte Rosa, Cervino sempre. E la Denderen. E la Den Blanc là dietro. Vabbè, proseguiamo qua. Qua passaggi di due più. Con qualche lieve esposizione, tipo quando si gira là dietro il gendarme. Là tutta la cresta. Fatta fino alla punta là e poi giù, però buona roccia, divertente. Bene, perché questa placca è veramente paurosa, spostissima. Sarà questa la placca di terzo. Spero che sia attrezzata per una calata, perché qua scendere non sarà semplice. Qui c'è un Naz, magari lo posso sfruttare in discesa, vediamo. Molta cautela, veramente cazzo spostissimo. Visto giusto,
Eccolo qua, la fettuccia per la calata dalla parete qua. Là c'è il pianoro e poi c'è il torrione, insomma. Ritorno, magari mi faccio una bella calata, va là. Quanto tostarella da affrontare da soli, eh? Alquanto, non è proprio banale. Getta, adesso mettata. Che botta, continua. Tostarella, carina. C'è ancora un bel duchette. Ecco tutta la cresta fatta fin là e poi giù. È una bella cresta lunga, divertente, sempre roccia abbastanza buona, qualche esposizione ogni tanto, insomma, adrenalinica. Il ghiacciaio dall'altro lato, mi ricordo quando in questo periodo me la facevo con tutto il ghiacciaio, la neve, con le picche. Non esiste praticamente più niente, povera Lusenei. È rimasta quella placchetta là sotto e basta, una volta era tutto il ghiacciaio che scendeva. Mamma mia, il panorama comincia a farsi interessante, non manca molto in realtà. Siamo su un'anticima, la cima è là, ancora un po' di passaggi siamo su. Vediamo un po' com'è sto ultimo pennone. La vetta a un passo, non facile, forse uno dei pezzi più difficili, ma vedo un anello di calata su quel pinnacolo, magari poi me la calo giù di là. Sperando che non sia più di 10 metri, perché sono un cordino da 20. Perché queste placche qua sono infide, eh? Lisce, appigli quelli piccoli piccoli, roccia buona ma infida. Al ritorno ci penso. Dai, sto ultimo verticalone ma appigliato su roccia buona. E poi ci dovremmo essere. La via pazza di qua, infatti dicevo, minchia, mi sembra fin troppo difficile. Là vedo un altro anello di calata. Quindi lo devo tenere bene a mente. Siamo su, ragazzi, siamo su. In 2 ore e 3 quarti, sono partito alle 6:30, con calma. Ma per nulla facile. Se non conosci la via, ci si imbatte in situazioni poco simpatiche. La croce purtroppo non c'è più, quella bella crocettina. C'è soltanto il basamento. Mi ricordo quando qua c'erano metrate di neve in qualsiasi stagione. Non c'è più niente. Panorama incommensurabile, come sempre dalla Lusenei. Bella via, la consiglio veramente a chi piace fare vie di roccia, perché è piuttosto impegnativa, la roccia è sempre piuttosto buona. 3 o 4 attrezzate per le calate, passaggi di secondo e di terzo, direi, se non vai fuori traccia a fare sciocchezze. Mi sono tirato su un bel po' di ometti, perché cioè, ci si perde un po' nella parte finale. Stupenda, bella via di roccia, guardate che ombra che fa, sembra l'ombra dell'Everest quando fa vedere il K2, non mi ricordo. Bene, respiro e torno giù. Facciamo una panoramica dalla vetta. Là c'è la Dent Blanc, la Dent Ray nel Cervino, là ci deve essere l'Alpubel, lo Stralorn, Erin Fishorn, credo, tutto il Monte Rosa, spicca bene le dame, sì, la Zane e il Gran Turnalen, là in fondo c'è il Corno Bianco, qua tutto lo Zerbion, il Nerine da Venishallanda, qua tutta la valle dove c'è poi Ivrea, la Tersiva, e tutto il Grampa, l'Emilius e la Grivola, il Gran Nomenon, là tutta la Sassiera del Rutor, la Valle Centrale, il Monte Bianco, il Velan, il Gran Comben e qui le cime svizzere, credo che sia la Rolla, quella là deve essere l'Evêque, o quella là è l'Evêque, e voilà, torniamo in Svizzera. Bello panorama spaziale dalla Lusenei, perché non ha cime che le chiudono la visuale e quindi becca da bere e becca da merlo, si possono anche concatenare con una cresta, ma io non ho tempo e non ho modo, anzi devo anche concentrarmi sulla discesa. Bene, di là c'è Biona, ora devo stare concentratissimo in discesa e poi voilà, là c'è il lago di Plesmolen e tutte le amiche zone note anche quelle. Calata, ma non mi piace dove cala,
Provo a fare traverso, beccare l'altra calata e calarmi da là, forse, se mi basta la corda, vediamo, così mi evito quelle placche lisce e poi riguadagno la cresta. Non facile, ragazzi, se vieni giù da così. Non facile. Non difficilissimo, ma non facile. E molte esposizioni. Perché quella è una calata da 20 fin là sotto, al terrazzo. Allora mi tocca disarrampicare, ho trovato ste cingette. Disarrampico qua, perché una corda da 20 doppiata fa 10. Dai, me la disarrampico con calma e con cautela. Di calate più ardite, ma attrezzate in qualche punto, non in tutti. Queste placche rosse, da fare un po' a cavalcioni, ci si cala di qua. Adesso si guadagna quella cresta, che questo pezzo non è difficile, vedete, è tutto un po' sfasciumoso. E là inizia la placca, credo, là sotto, la parte ancora un po' più impegnativa con la calata. E poi tutto ancora a un secondo grado e poi siamo alla fine della cresta. Saremo a metà. L'allumettone che ha tirato su, quindi vado sotto là. Bella, bella, veramente. Un po' fuori traccia, qui devo fare un enjambé e portarmi in cresta perché ho andato fuori via. Insomma, ogni tanto ci si perde anche qua. Vedo l'ultimo anello di calata, la placca infida. C'è anche un nazza agganciato lì che non viene via. Devo fare in traverso delicato, poi la calata e poi tutta una disarrampicata un po' più facile. Poi da là, non mi ricordo dove, ci si cala giù per pietraie. Ragazzi, la sto omettando di brutto, è piena di ometti, sia in salita che in discesa ne ho fatti un botto, la via è ben tracciata, ho fatto anche ometti giganti da vedere da lontano. Ragazzi, ve la straconsiglio perché è veramente bella, delicata ma roccia sempre abbastanza buona. Non sempre evidente la via, si possono fare più vie, in cresta si arrampica, sotto cresta spesso fai cingette, un po' più comode, e alcuni passaggi sono obbligati e delicati ed esposti. Ma bella, bella, bella. Dai, con calma becco l'anellone là, mi calo e poi gli ultimi tratti. Delicato, però abbastanza gradinato, appigliato, con calma, ragionando senza fretta, si dovrebbe riuscire a fare l'anellone là, di calata. Mi predispongo la calata, giusto, giusto 10 metri. Le altre sono da 20, per cui consiglio una corda da 40, perché una corda da 10 è veramente tiratissima e ti fai solo questa di calata, le altre. Forse un'altra, ma le altre sono tutte più lunghe di 10 metri. Sto pezzo, sto traverso qua è veramente impegnativo. Tutto esposto, strapiombo, gradinato, appigliato, ma sei sempre sul chi va là, uno dei pezzi più impegnativi. Cioè, dai, adesso mi fa sparo sta calata. Ma bella calatina, tranquilli, si va giù. Fatta questa, siamo a posto, La placca l'ho salita tutta da di là, guardate che placca rossa esposta. Da qualche parte c'è infilato un nuts che non viene via. E ci si cala invece giù dritti per dritti così, 10 metri esatti di calata. Ragazzi, quest'ultimo pezzo di cresta di fatto è più o meno camminabile, fino a quel dietro a quel torrione, giù da tutti quegli sfasciumi, pa 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 pa, tutte le pietraione, fino là in fondo là si vede il bivacco, e da là poi, in un attimo, tutti quei valloni, poi mi devo sparare, ma in un attimo poi siamo giù. Becca d'Averci, Malunghede, queste le ho salite l'altro giorno, e il Meabeli, ho concatenate tutte. Carina, una bella gitarella, tranquilla, in relax. Ragazzi, guardate sta montagna, guardate che cresta, e questa è solo la prima parte, tutta da arrampicare così, trafilo di cresta e un po' in paretina dietro di qua, mai dal lato di là, sempre sinistra salendo. Boh, dai, non tedio col resto, ci vediamo giù, se tutto va bene, ci vediamo giù al bivacco. Se ci vediamo giù al bivacco vuol dire che sono arrivato, se non ci vediamo al bivacco vuol dire che non sono arrivato, ma sono fiducioso perché di fatto la parte alpinistica tosta è finita. Adesso la parte alpinistica easy, facile, e poi pietraiacce, acce, 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 e poi bivacco. Cambio assetto, insomma mi ripiglio. Cambio assetto neanche, ragazzi, sono salito con le scarpe. Scarpe da trail perfette, ottimo grip, leggere, no mal di piedi, che io gli scarponi non li sopporto. E voilà. Cambecchi lì, anche giù, ecco tutta la via di salita, tutta la cingiaccia fino là. Tutto il crestone, quella là che si vede non è la cima è molto più dietro perché all'Usinè è due punte, l'altra è ben più dietro, ben più alta. Quindi quando uno arriva lì non è arrivato. Bivacco, ora c'è sto canalone, piattone e bivac. Bivacco, i francesi sono andati, io mi sto scannando un bel panino, magari poi mi faccio un bel caffè, magari do una sistematina, visto che ho tempo. 12 e mezza, sono sceso, salito in 2 ore e tre quarti, sceso in 2 ore e tre quarti, esatto.
sia salita che discesa, quindi anche abbastanza rapido. E poi si torna giù. Bene, salutiamo la zona del Rebula. Ho fatto ancora amicizia con altri due simpatici amici e abbiamo fatto la foto assieme e così per rivederci l'anno prossimo verranno a portarmele dove sto io. Così mi consegneranno la foto che abbiamo fatto l'anno prossimo. Bene, quattro risate e voilà, si scende ragazzi. Stupenda 2 giorni, incredibile, incredibile. Becca di Lusenei, eccola là. L'avevi sbagliata ieri, là ho puntato l'arbiere per la troppa fretta. La fretta fa i gattini ciechi, mi ero incanalato in quel canalone. Poi è stato qua tutto ieri, ho preso la via giusta. Stupenda via di arrampicata. Ieri abbiamo esplorato il Col di Liurni e l'altro colle che non ricordo il nome. E ora in una giornata bellissima che sembra estate, ancora, con calma si scende, con tutta calma in 2 ore sono al parcheggio. Ciao ciao, saluti.